Buongiorno, buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Good Morning Finance. Oggi al centro dell'attenzione atterreremo su un tema davvero molto, molto centrale e più che mai attuale. Parleremo di Netflix Politics o di politica Netflix, ovvero chi detta l'agenda nell'era dei social. Sappiamo perfettamente che è sempre più attuale la presa di posizione su un tema politico da parte di soggetti che non sono tradizionalmente dei politici, quindi pensiamo a brand, pensiamo a dei creatori digitali o pensiamo anche a quelli ormai conosciutissimi, che di fatto influenzano dal punto di vista dei social network con i loro tratti di contenuto. Anche se vogliamo, proveremo ad affrontare il tema della volatilità, della frammentazione, della destrutturazione del palinsesto politico informativo. Ecco, questi sono tratti distintivi di una nuova dinamica di agenda, per cui oggi il nostro ospite saprà davvero accompagnarci in un viaggio di approfondimento su questi temi e lo farà partendo da quella che è una definizione che lui ha coniato ed è quella che vi ho proposto in premessa. Bene, a questo punto facciamolo, entrare qui con noi. Benvenuto a Lorenzo Pregliasco, cofondatore e direttore di Utrend. Benvenuto Lorenzo. Eccoci, grazie. Nella premessa già abbiamo dato il titolo del libro che avete pubblicato come Will Media, che sappiamo essere un progetto di informazione digitale molto seguito, soprattutto nella fascia dei millennials e della Z Generation, che è appunto il libro Netflix Politics, Chi detta l'agenda nell'era dei social. E a questo punto andrei subito nel vivo, Lorenzo, per chiederti che cosa si intende per politica Netflix. Ma si intende un fenomeno che ormai stiamo vedendo con molte testimonianze, diciamo, negli ultimi tempi, per il quale ci sono soggetti che non sono tradizionali soggetti politici, ma vengono da fuori in un certo senso, e questo può voler dire creatori digitali, può voler dire influencer, può voler dire artisti sportivi, soggetti che entrano nel dibattito politico prendendo posizione sui temi del dibattito, spesso anche creando, guidando campagne di mobilitazione social intorno a uno o più temi di natura politico-sociale. E la cosa interessante, il motivo per cui poi si parla di politica Netflix con questa formula, e questo è anche poi il titolo del libro, lo fanno su temi molto specifici. Un po' come insomma siamo ormai abituati a fare nei nostri consumi culturali, no? Cerchiamo la singola canzone su Spotify, cerchiamo la singola puntata della serie su Netflix o su Disney Plus o dove volete voi. Ecco, questo concetto un po' di destrutturazione al palinsesto lo ritroviamo anche nella forma di partecipazione al dibattito da parte degli influencer, cioè non c'è un'adesione ideologica a una grande visione del mondo, non c'è un'adesione a un partito, anzi c'è il tenersi ben lontani dal partito generalmente, ma si scende in campo sul singolo tema, sulla singola questione. E questo rappresenta, secondo me, uno degli aspetti più interessanti di questo fenomeno, che è appunto un fenomeno di, diciamo, partecipazione politica on demand, da qui il nome di politica Netflix. Ecco, davvero molto molto interessante quello che ci stai raccontando e si lega anche alla liquidità di baumiana memoria, no? Perché poi siamo arrivati da questo genere di influenza dal punto di vista filosofico e sociologico. Ecco, come sei arrivato ad elaborare questa teoria che è apparentemente così, a sentirla semplice, ma non è per nulla banale? Ma diciamo che ho iniziato le riflessioni su questo argomento l'anno scorso. In particolare c'è stato un momento che mi ha un po' acceso, no, la lampadina in un certo senso, quando appunto nella prima metà del 2021 c'è stato un crescere di mobilitazione social proprio tra gli influencer intorno al DDL Zan, il famoso progetto di legge, no, sulle discriminazioni di genere, di orientamento sessuale e non solo. In quella fase avevo intravisto, diciamo, qualcosa che si muoveva, nel senso che in particolare c'era stato un influencer, Fedez, che aveva
iniziato a sposare questa battaglia politica e a farlo in un modo abbastanza diciamo innovativo, ovvero ospitando sul suo profilo Instagram il proponente, insomma, il deputato Alessandro Zan, che aveva poi raccontato, diciamo, la necessità, a suo modo di vedere, di approvare quel progetto di legge. Ecco, quella diretta Instagram di Fedez mi aveva colpito perché avevo riflettuto sul fatto che probabilmente per una parte importante del pubblico di Fedez, i famosi 13 milioni di follower su Instagram, ecco, quel contenuto, quel video, quella diretta sarebbe stato l'unico punto di accesso alla politica e all'attualità politica, considerato che si tratta di un pubblico che generalmente non segue i talk show politici, non segue Radio Radicale, Radio 24, e che non legge l'Espresso tutte le settimane, ecco, per capirci. Quindi dal mio punto di vista quel momento è stato un momento importante, perché ha rappresentato un po' il punto d'incontro tra queste due sfere, cioè quella dell'intrattenimento con il suo pubblico e quella dell'attualità politica. Da lì l'idea di provare a approfondire un po' il concetto, e partendo dalla definizione di politica Netflix che era stata suggerita da un collega comunicatore politico che si chiama Stefano Gianfreda, che si riferiva in realtà a, diciamo, alla politica veloce, no? Alla politica seriale a cui siamo abituati da un po' di tempo, ho provato ad adattare quel cappello, perché mi sembrava che descrivesse molto bene proprio questo fenomeno. Cioè un fenomeno in cui c'è una personalità dell'intrattenimento che sposa una battaglia politica, e sposa una battaglia politica on demand, come appunto facciamo su Netflix. E probabilmente poi anche questi due anni di socialità mutata, e quindi di aumento della frequentazione di ambienti digitali, ha sicuramente portato ad aumentare questa dinamica. Ecco, a proposito di quello che stiamo vivendo, ti chiuderei con questa ultima domanda, questo primo blocco di interviste. Dal tuo punto di vista è un fenomeno recente questo, o sotto altre forme, o comunque con ovviamente mezzi e risonanze mediatiche diverse, ha riguardato anche il passato? Diciamo che la partecipazione di celebrities, personalità famose alla politica non è nuova. Ci sono tante testimonianze, tra l'altro nel libro Politica Netflix le ripercorriamo. C'è un capitolo di Giovanni Diamanti che ricostruisce proprio le modalità pre-politica Netflix, no? Con attori candidati, cantanti che giravano filmati, diciamo, politici. Quindi questa parte non è nuova. Quello che però è radicalmente nuovo, e sbaglieremmo a sottovalutarlo, è un fattore doppio. Da un lato, come dicevamo prima, la natura on demand, per cui non si aderisce al partito, non si aderisce all'ideologia come succedeva nei decenni scorsi, ma si aderisce a una singola battaglia, si sposa la singola fiammata, che poi magari dopo una settimana è passata. E due, gigantesca differenza col passato, la natura social. Cioè oggi questi influencer che possono dettare l'agenda del dibattito pubblico e politico lo possono fare perché hanno una base di follower enorme e, diciamo, senza filtri, a cui possono arrivare immediatamente senza alcun tipo di intermediazione. Questa è una differenza enorme rispetto al passato, quando, se ci ricordiamo, insomma, un po' cos'era la comunicazione, no? Fino a qualche anno fa, anche le persone più famose del mondo non potevano che passare dalla televisione, dai giornali, dalla radio, per arrivare al loro pubblico. Oggi questa differenza, insomma, è uno dei tratti distintivi della politica Netflix. Sì, dai cosiddetti organi di stampa, e oggi si è disintermediato anche questo. Davvero molto interessante, Lorenzo, sono curiosissimo di approfondire nel secondo blocco, perché andremo sempre più a fondo di politica Netflix. Intanto ricordiamo il libro edito da Will Media, e ovviamente Lorenzo Pregliasco è stato l'autore, è colui che ha messo nero su bianco tutti questi concetti, cofondatore e direttore di U-Trend. Grazie Lorenzo per la tua presenza, e ci vediamo al prossimo blocco. Grazie a voi.